esprimersi come un acido. Nondex è primo ultra bondex che usiamo nella tecnologia di gel, è comunque un prodotto di derivazione medico. Aggiungo una cosa, praticamente l'Ultra Bondex andrebbe a posto di, come diceva lei che mi ha corretto, appunto il primer che va, magari che ha un acido molto forte e distrugge l'unghia, l'Ultra Bondex invece va a rinforzare l'unghia, quindi comunque sicuramente Quindi anche uno. trattamento. Poi abbiamo Cristina che si occupa appunto della formazione e ti volevo chiedere da che punto di vista comunque riuscite a non ostacoli la crescita di unghia naturale, che comunque lavoriamo con i nostri gel che, come abbiamo detto, Ultra Bondex che è neutro confronto unghia naturale. E comunque tutti i nostri prodotti vanno utilizzati per aiutare a crescere unghie naturale. I nostri nuovi colori, West East, la nuova collezione di gel colorati CNI, che la tendenza di questo è Nail Art che ha effettuato la nostra Art Director, e comunque lavoriamo con fatto allungamento, eseguito allungamento con gel crystal e con nail art sotto l'unghia naturale che si chiama Nail Art Aquarium. E con i nostri nuovi gel, infatti, semi-trasparenti, abbiamo anche gel vitrage, gel West East che appena l'ho detto, e abbiamo nuovi una ricostruzione che è molto sottile, però lunga, ma è sempre resistente, sempre non ostacoli la crescita. Ho utilizzato il metodo giusto di. La mia azienda si chiama KB Style, però in realtà KB Style è un'azienda che racchiude in sé diverse sezioni, una sezione ecotecnici. La sezione invece KB Emotion si dedica totalmente a quello che è la ricerca del prodotto, lavora con le unghie, ma non solo vende. Quindi per professionisti. E tu mi raccontavi comunque che sei passata da appassionata, appunto, e sei riuscita a creare un'azienda tua. Com'è stato il passaggio? Quali sono stati gli step che hai dovuto affrontare? Ma la mia in realtà è stata sempre una passione quasi maniacale, no? Nelle unghie ho sempre stracurato le mie unghie naturali. Ho praticamente le nostre ultime creazioni che sono dedicate a piume varie, ho studiato uccelli. Essere libera di scegliere il prodotto, di testare i pennelli che pensabili di qualsiasi tecnica, testati e tutti provati per lavorare al meglio, e a volte anche dico un banalissimo pennello può facilitare la lavorazione alle ragazze in maniera fantastica. E ci sono diverse forme, adesso io non sono proprio una che se ne intende, però ci sono diverse forme per raggiungere diversi risultati. Esatto, esistono diversi pennelli per diverse tecniche, no? Per esempio questi pennelli due qua sono per lavorazione di gel in decorazione, no? E sono molto morbidi, sono molto facili da usare, proprio creano delle pennellate molto eleganti già di suo. Ok, questi per esempio sono due pennelli per lavorare gel sculturale. Sono molto comodi in quanto hanno la punta che ci permette di gestire il gel al meglio in superficie e dall'altra parte sono abbastanza rigidi, no? Possono essere sia in setola naturale che in setola Sintetica. sintetica, esatto. Pennello per applicare French, anche questo è un pennello abbastanza importante in quanto è creato con una linea perfettamente dritta, perfettamente liscia, che si crea irregolarità, nessun spessore. Quindi possiamo incapsulare French sotto strato sigillante. Va bene? E poi ovviamente i nostri pennellini che io reputo molto molto sono articoli più acquistati, pennelli per la decorazione con colori ad acqua. Questi sono colori per disegno a mano libera, con colori ad acqua c'è il numero 3 che è quello più grosso e il numero 2 più piccolo per i contorni più sottili, per le linee proprio micro, molto molto piccole. Tutti e due pennelli sono fine nello stesso tempo. Ultimi due pennelli che ho da presentare è uno dei nostri prodottini recenti, e sono pennelli su tecnica flat. Questi pennelli
sono sottili, sono molto piatti, però nello stesso tempo hanno un corpo più lungo di qualsiasi altro pennello, così posso usare e si può lavorare più a lungo. Con una sola pennellata io posso fare anche un'unghia, un fiore intero, senza dover sempre riprendere il colore. Ecco, io direi... Grazie mille anche per questa